Gli Stati Uniti sono ad esempio largamente ostili al raddoppio del gasdotto Nord Stream, che collega direttamente la Russia alla Germania, che passa come Nord Stream 2 e contro il quale si stanno in queste ore battendo violentemente. Minacciano di durissime sanzioni la Germania qualora portasse a compimento il tubo, il gasdotto che già esiste nella sua costruzione per il 96%. Non solo, poche settimane fa l'amministrazione Biden ha nominato un inviato contro il Nord Stream 2, letteralmente contro, a questo il titolo, si chiama Amos Hochstein, che ha come compito quello di impedire la realizzazione di un gasdotto che è soltanto tedesco oltre che russo, nel quale formalmente gli Stati Uniti non c'entrano niente. Non capitava dai tempi della Guerra Fredda, ma se volessimo essere più crudi, della Seconda Guerra Mondiale, che gli americani avessero un inviato contro la Germania. Il gasdotto ovviamente preoccupa gli Stati Uniti, anche l'Italia è formalmente contraria, ma questo lo lasciamo da parte, perché va a raddoppiare quel collegamento sentimentale intrinseco tra gli idrocarburi russi, siberiani, in particolare la Germania, che uniti ad occhi statunitensi rappresentano un mostro a due teste molto pericoloso. In una sorta di complementarietà tra russi e tedeschi, che si detestano ma che sono complementari sul piano strategico, al punto da rendere complicato il controllo del continente da parte americana. La scorsa estate si è perfino verificato un episodio bizzarro per cui tre senatori americani molto influenti, uno anche un ex candidato alla Repubblica statunitense, hanno inviato una lettera al sindaco di una cittadina molto più piccola di Lucca, che si chiama Sassnitz, sull'isola di Rügen, dove si svolgono i lavori per il Nord Stream 2, che si è visto appunto recapitare una lettera da tre senatori americani che lo minacciavano di durissima rappresaglia se avesse continuato ad ospitare le navi che costruiscono il gasdotto nel suo porticciolo. Potete immaginare lo shock di questo povero amministratore davanti a tre senatori della più importante potenza del pianeta che scrivono una lettera così violenta, ma ci dà l'idea dell'ossessione americana nei confronti della Germania.